Guardate cosa vendo! Grandi sconti! Oggi facciamo prezzi stracciati! Pesce fresco, vivo e appena pescato! Questo. Sul mio, metta più pepe! Sono 5 yuan! Va bene! Sì, grazie mille, signora! Buona giornata! Che altro vuoi mangiare? Andiamo a vedere laggiù! Quale? Quello? Prendo una pannocchia e un uovo al tè. Verdura fresca, un solo yuan per 2 cespi. Compri 2 cespi. E verdura nostrana, un solo yuan per 2 cespi. D'accordo, allora me ne dia 4. Va bene. Ha pagato la tassa? Sì, ho pagato. Va bene. Niente male queste arance. Sì, sono uguali ecco le mie arance. Voi due, prendetene un po'. Ecco i soldi. Prego. Ha pagato la tassa? Via, via! C'è la polizia, è arrivata la polizia! Ehi, prendetelo! Chi le ha detto che può vendere qui? Ha pagato la tassa? Ho coltivato questa verdura nel mio orto e non riesco paghi a consumarla. Paghi o le sequestriamo il risciò, capito? Svelta! Così. 50 yuan. Tutte le mie verdure non valgono 50 yuan. Non importa quello che guadagna, svelta! Paghi, paghi! Non può andarsene. Allora non le vendo. Ma sentito? Lei non può andarsene, deve pagare la multa prima! Ha capito, signore? Deve pagare! Lasciatemi il risciò! Signora, il risciò resta qui dove... La mia verdura! Signora, le ho detto di stare ferma! No, no, vi prego, pagherò la multa, va bene? Tutti i soldi che ho, ma non portatemi via, risciò. D'accordo, d'accordo. Non torni più qui a vendere. Non poteva pagare subito? Se la vedo di nuovo qui, le sequestro il risciò. Vieni, andiamo, lasciamo andare. Signore, sta bene? Non si preoccupi. Ecco, si alzi. Grazie, signora. Si figuri. Che mondo viviamo. Signora, la sua verdura ha un bell'aspetto. Vorrei comprarne ancora. La ringrazio. Di niente, alziamoci. Mamma, perché hai comprato tanta verdura? Perché quella donna potesse tornare a casa prima. Ah, diciamo pure a papà di tornare presto. Va bene, andiamo. Salve, posso pagare? Ha trovato i libri? Sì. Sono 55 per tutti e due. Va bene. Ecco qua. Stia bene. Arrivederci. Arrivederci. Ehi, giovanotto, vieni qua un attimo. E perché? Papà! Ti dispiace aprire la borsa? Perché vuole che apra la borsa? Dovresti sapere bene cosa c'è dentro. Sta rubando dei libri. È così imbarazzante. Uno giovane come te è già... Lascia stare, deve essere un malinteso. Gli studenti hanno questa abitudine. Finiscono di leggere un libro, lo chiudono e lo mettono in borsa. Sì, è così. Io me lo sono dimenticato. Quanto le devo? 40 in tutto. Hai sempre una buona parola per tutti. Se oggi se la cava senza neanche una ramanzina, potrebbe riprovarci in futuro. Allevia i problemi grossi e a piani piccoli. È sufficiente che lo sappia, non serve umiliarlo. Tu sei così... Chiudiamo e andiamo a casa presto. Abbiamo da fare domani. Giusto, domani è domenica. Sì. Ho ho, adesso andiamo a casa. Andiamo. Dopodomani si vota per eleggere i capi della chiesa di quest'anno. Finalmente. Siamo tutti impazienti di conoscere i risultati. Sì. Queste elezioni sono un avvenimento che influenza l'ingresso nella vita del popolo eletto di Dio. Sì. Per forza siamo interessati. Eleggere persone competenti, che ricerchino la verità, con buona umanità e senso di giustizia, garantirà una guida nella comprensione della verità e nell'accesso alla realtà della parola di Dio. Sì. Per questo dobbiamo prendere sul serio l'elezione dei capi della chiesa. Che ne pensi di sorella Yan? Sorella Yan? Sì. Ha buona umanità, ricerca la verità ed è competente. Ho basato la mia valutazione sui principi per eleggere i capi della Chiesa e ritengo sorella Yan relativamente adatta.
Anche sorella Liu sembra adatta. Lo dico perché mi sembra molto avveduta e responsabile nel suo dovere. Anch'io la penso così. Ehi, mamma. Sì? Hai mai pensato di votare per me? Quando eleggiamo un capo della Chiesa, dobbiamo vedere il perché e il per come. Tutto deve essere chiaro e trasparente. Non si sceglie in base alle emozioni o preferenze. Già. Sì. Anche se è mio figlio, non posso sceglierlo se non è conforme ai principi. Lo so. Non farti ingannare dall'età di tua madre. Ha le idee ben chiare sui principi per scegliere un capo. Ha le idee chiare sulle cose importanti. Già. Bene, atteniamoci ai principi e diamo inizio al voto. D'accordo. Sì. Adesso contiamo i voti. Va bene. Bene. Sì, tengo il conto. Io faccio da testimone. Sono i voti di tutti i gruppi. Facciamo il conteggio totale. Va bene. Sì, va bene. Yang Huixin, Liu Wenshu. Yang Huixin, Chen Shi. Chen Shi, Yang Huixin. Yang Huixin, Liu Wenshu. Va bene, annunciamo i risultati delle elezioni. 22 voti per Yang Huixin. 16 voti per Liu Wenshu. Sorella Yan e sorella Liu hanno ricevuto più voti, saranno i nuovi capi. Che bravo. Grazie, sì, sono proprio contenta. Ehi, hey, Huixin. Mi sembri turbata. Non riesco a non pensare che sorella Liu sia subdola. È stata eletta a capo della Chiesa. E io sono preoccupata. Non può essere capo perché va contro i principi delle elezioni nella casa di Dio. Mi domandavo... Devo segnalarlo ai miei superiori? Ah. In che senso è subdola? Quando mi accompagnava a svolgere i miei doveri, raramente si apriva e parlava della sua situazione. Era impossibile conoscerla. Quando era capogruppo... Diverse volte fratelli e sorelle hanno avuto difficoltà. Lei non le ha risolte, ma i nostri capi diceva di sì. E io ne ho parlato con lei, ma non è cambiata. Da come parli, in effetti sembra subdola. Non la conosco bene, ma esteriormente sembra molto appassionata e attiva nel suo dovere. Esteriormente sembra appassionata, ma cerca sempre di fare il minimo indispensabile. Dice parole vacue, non è davvero attiva, è tutta apparenza. Se è vero, devi segnalarlo ai tuoi superiori. È meglio che tu non ti impicci degli affari degli altri. Davvero, pensaci. Se vai a riferire questa cosa, il tuo capo probabilmente lo licenzierà. E poi di sicuro il signor Li ti odierà. Non vale la pena farlo arrabbiare per questo. Guarda, fidati di me. Ciao. Ehi, sei qui? Non sei occupata, spero. A quest'ora non viene mai nessuno. No, grazie, l'acqua va benissimo. Dimmi, Jin. È così che passi il tempo, guardando la TV. Rimarrai per sempre così negativa. Io... non ci arrivo proprio. Di che parli? I problemi nell'attività della Chiesa non erano solo colpa mia. Perché solo io sono stata destituita? Davvero non sei ancora riuscita a capirlo? I fratelli e le sorelle ti hanno destituita perché parlavi solo di dottrine e lettere. Tenevi delle conferenze e li limitavi. Perché non rifletti su te stessa, invece di discutere con me?
Come poteva una come te, che non accetta la verità senza alcuna realtà della verità, condividere la verità per risolvere problemi? Come potevi avere i requisiti per essere un capo della Chiesa? Devi davvero riflettere su te stessa, offrire a Dio il tuo pentimento, modificare la tua situazione e tornare al tuo dovere. Così è più facile ricevere l'opera dello Spirito Santo, capire la verità e maturare. Lo so. Io so tutto quello che mi hai appena detto. Non sto forse riflettendo su me stessa adesso. Ma sono tornata da quasi un mese. La Chiesa non mi ha assegnato altri compiti. Nella tua situazione attuale, non essendoti affatto pentita, che compiti potresti svolgere? Beh, se non posso essere un capo, posso svolgere altri compiti, no? Per favore, tu sei un capo della Chiesa. Va bene qualsiasi cosa. Dovresti assegnarmi un nuovo compito. Ascolta, il luogo di incontro di Lijiachuan ha bisogno di un capogruppo. Perché per adesso non te ne occupi tu? Bene. Ma sorella Yan sarà d'accordo? Sorella Yan, Scegliere un capogruppo è una questione importante. Se sbagliamo, ritarderemo la crescita nella vita delle persone e sarebbe colpa nostra. È vero. Dobbiamo agire secondo i principi e scegliere qualcuno con esperienza pratica e che ricerchi la verità. Questa è la volontà di Dio. Sì. Dai. Accomodati pure. Va bene. Licin capisce un po' se stessa. Abbiamo parlato di questo argomento. Negli ultimi giorni ha riflettuto sul perché del suo insuccesso. Il motivo principale è che non ha messo in pratica la verità. Non ha ottenuto alcun ingresso nella vita, perciò parlava solo di dottrine. Ha detto che si pentirà, si concentrerà sul mettere in pratica la verità e ricomincerà da capo. Penso che nominarla capogruppo sia una buona occasione perché lei la metta in pratica. Se non si pente, possiamo destituirla. Allora che ne pensi? Wenshu, sei sicura che Licin si penta realmente? Come puoi crederle, basandoti solo sulle parole che lei stessa ha detto? Io credo che la cosa migliore sia osservarla ancora un po'. Siamo responsabili del popolo eletto di Dio. Non possiamo agire in base alle nostre sensazioni. Nelle azioni, i non credenti si basano su rapporti, conoscenze e transazioni. Nella casa di Dio dobbiamo applicare i principi della verità. I principi di come la casa di Dio addestra e utilizza le persone sono chiari. Chi viene destituito, se si pente realmente e può svolgere attività pratica, può essere promosso e operare. Ma se non si pente realmente, non ricerca la verità, vale a dire che non è idoneo a incarichi di responsabilità. Ieri sono andata alla riunione del loro gruppo. Ho visto che Licin non capisce affatto perché sia stata destituita. Non faceva altro che difendersi. A me non sembra un pentimento. Assegnarle quel compito ora sarebbe come tradire i principi di come la casa di Dio addestra e utilizza le persone. Ma ieri Licin mi ha detto che vuole svolgere un compito. Vuole un'altra possibilità dalla Chiesa. E io mi sono detta d'accordo. Potrebbe gestire il luogo d'incontro di Lijiachuan. Pensi che potremmo farglielo gestire per adesso? Se ci fosse qualche problema, potremmo risolverlo. Se hai già predisposto tutto, perché non me l'hai detto subito? Se non vuoi, lasciamo stare. Visto che hai già detto di sì, facciamole gestire il gruppo per un po' e vediamo. Stai dicendo che sei d'accordo? Sei davvero comprensiva e premurosa. Sapevo che avresti detto di sì. Chi sta cercando?
Perché non l'abbiamo mai vista prima? Sto andando a casa di mia zia. A casa di sua zia? Ah, lei è parente della famiglia Wang. Da che villaggio vieni? Wang Xuan. Wang Xuan. Allora chi viene a trovare qui? Mi scusi, ma quando voi finisce? Due, dove andate? Devo chi venite a trovare qui? Un nostro amico. Ma chi crede di essere? Basta, giovanotto. Non arrabbiarti. Facciamo solo il nostro dovere. Sta solo facendo abbi perdere un po' di comprensione. Il PCC è di nuovo impazzito. Questa volta ha messo per strada delle persone anziane. Già. È vero. La persecuzione delle chiese domestiche peggiora sempre sì. più. Adesso ha occhi dappertutto. D'ora in poi dovremo fare ancora più attenzione. Ho fatto venire mia figlia oggi perché aiuti mio marito nel turno di guardia. Concentriamoci sulla riunione e basta. E siamo pronti per cominciare. Accomodati, sorella. Grazie. Fratelli e sorelle, com'è la vostra situazione? Avete avuto difficoltà con l'ingresso nella vita? Se sì, parliamone liberamente. Certo, bene, sì. Bene, sentiamo che difficoltà avete. Cercheremo le risposte e le risolveremo insieme. Sì, d'accordo. Io non ho avuto difficoltà per ora. Neanche io, ma in passato sì. Ho una difficoltà e davvero non so come risolverla. Raccontaci. Mio figlio non crede in Dio da molto. Ha sempre amato il mondo e non compie il suo dovere. Ho paura che segua le tendenze mondane, che non ricerchi la verità e che perda l'occasione di salvarsi. Perciò glielo rammento spesso. Gli dico di leggere la parola di Dio, frequentare le riunioni e compiere il suo dovere nel modo migliore. Lui non ci bada se non glielo ricordo. Ma se lo faccio troppo spesso, si infastidisce. E dice che lo assillo. E non vi dico quanto sono avvilita per questo. Lo so che sono spinta dalle mie emozioni, dalla mia preoccupazione che mio figlio non venga salvato, ma non posso lasciar perdere. Per favore, tenete una condivisione con me. Quali aspetti della verità dovrei cercare di capire per non soccombere alle emozioni? Sorella Chu, per risolvere questo problema, dobbiamo presentarci a Dio, ricercare la verità e la sua volontà. Esaminare le conseguenze dell'agire in base alle emozioni e capire che Dio è onnipotente e governa su tutte le cose. Dobbiamo capire che Dio salva chi veramente crede in Lui e ricerca la verità. Chi è contento di spendersi per Lui? Dio non costringe nessuno a svolgere il suo dovere. Dice un vecchio adagio, il frutto spremuto troppo dà un succo amaro e per questo, quando succedono certe cose, dobbiamo ricercare la volontà di Dio e sottometterci alle sue disposizioni. Non si può agire in base alle emozioni. Niente ferisce di più Dio. Sì, è sì, vero. È vero. Di recente mia cugina è stata destituita dal suo incarico. In questa faccenda non l'ho mai vista ricercare la verità. Ha solo analizzato chi aveva ragione. Questo mi ha reso frustrata e preoccupata. Temevo che senza nessun compito la sua situazione peggiorasse e che lei perdesse l'occasione di guadagnare la verità e raggiungere la salvezza. Ma sapevo di dover ricercare la volontà di Dio. Non potevo agire secondo le mie idee. Non potevo farmi guidare dalle emozioni ad affidarle nuovi compiti. Mm. Quando l'ho capito, ho lasciato perdere. Oh, ho fatto bene. E poi, qualche giorno dopo, la situazione di mia cugina è cambiata in meglio. Ha capito che la sua natura era troppo arrogante, che Dio disprezzava il suo comportamento. E lei voleva pentirsi. Mi ha anche detto che voleva di nuovo svolgere dei compiti. Oh. Bene. Certamente. Sì, sì. Così ne ho parlato a sorella Yan e insieme abbiamo deciso di farle gestire il luogo d'incontro di Li Jiachuan. Oh, bene. Bene. Vedete? Dio ha un momento per ogni cosa. Dobbiamo imparare a obbedire ai progetti e alle disposizioni di Dio. Sì. Sorella Chu, adesso riesci a capire? Non preoccuparti. È proprio così. Hai ragione. Sì, le emozioni ragione. Non devono essere guidate. Sorella Liu, grazie per questa tua condivisione. Trovo che abbia senso. Ma ancora non so come affrontare la questione secondo la volontà di Dio. Sorella Chu, la trasformazione dell'indole non avviene in pochi giorni. E nemmeno la conoscenza di noi stessi può avvenire in così poco tempo. Dobbiamo avere fede in Dio. Devi solo leggere la parola di Dio, pregare di più e ricercare la verità quando succede qualcosa. Col tempo potrai capire la verità e obbedire a Dio. Ed eviterai queste sensazioni spontaneamente. Davvero.
Sorella Chu, è normale che ti preoccupi che tuo figlio non ottenga la salvezza. Quale genitore non si preoccupa di sapere se i figli credono in Dio? Giusto. Giusto. Ma dobbiamo anche sapere con chiarezza chi Dio salva e chi elimina. Se qualcuno crede veramente in Dio, ma non ricerca la verità e brama cose mondane, dobbiamo essere pazienti e sostenerlo con amore. Sì. Se è una persona che non ama la verità e crede in Dio soltanto di facciata per guadagnare benedizioni, per quanto possiamo aiutarlo, pregare per lui, non servirà a nulla. Perché Dio non salva un miscredente del genere. Giusto, sì, sì è vero. Quando giusto. I nostri figli credono in Dio ma non ricercano la verità, dobbiamo aiutarli con amore. Questo è necessario. Non possiamo decidere ciecamente se qualcuno otterrà la salvezza oppure sarà eliminato da Dio. Se noi offriamo aiuto e sostegno amorevole, la realtà si rivelerà. Sì. Al momento giusto, capiamo le persone, le trattiamo diversamente secondo i principi ed evitiamo le sensazioni spontaneamente. Fratello, questa condivisione chiarisce tutto. Sì, è vero, sono d'accordo. Sì, ha ringraziato Dio. Ascoltandoti, sento il cuore leggero. E mi sembra di avere un cammino. Sì, ringraziato adesso Dio. So come trattare mio figlio. Lui non crede in Dio da molto, non ha letto granché della parola di Dio. E capisce poco della verità. Gli servono ancora aiuto e sostegno amorevole. Giusto. Quando la condivisione della verità è chiara, abbiamo un percorso sì. da praticare. Sì, ha ringraziato Dio. Mi vengono in mente dei brani della parola di Dio. Leggiamoli. Bene, va bene. Va bene. Andiamo a pagina 1. Ma ieri Li Qin mi ha detto che vuole svolgere un compito. Vuole un'altra possibilità dalla Chiesa. E io mi sono detta d'accordo. Potrebbe gestire il luogo d'incontro di Li Jiachuan. E poi qualche giorno dopo, la situazione di mia cugina è cambiata in meglio. Ha capito che la sua natura era troppo arrogante, che Dio disprezzava il suo comportamento. E lei voleva pentirsi. Care sorella Chan e sorella Lin, scrivo per segnalare un problema riguardo a Liu Wenxu. Stando in contatto con lei, ho scoperto che è scaltra e subdola. Parla solo di dottrine e lettere e spesso dice menzogne e inganna gli altri. Se segnalo il problema di sorella Liu, i miei capi penseranno forse che noi due non possiamo lavorare assieme pacificamente. I nostri fratelli e sorelle la conoscono solo da poco e non hanno discernimento. Penseranno forse che io non sappia trattare equamente le persone. No, terrò una condivisione con lei prima. Terrò fede alle mie responsabilità prima di decidere. Li Qin non ha affatto capito perché sia stata destituita e non si è pentita. Ma a sorella Chu hai detto che l'ha fatto. E che nominarla capogruppo non era agire in base alle emozioni. Non hai mentito ai nostri fratelli e sorelle? Perché hai detto una cosa simile? Ammetto che ciò che ho detto non era del tutto vero. Ma le mie intenzioni erano buone. Cercavo di aiutarla a sfuggire alle limitazioni delle sue emozioni. È stato forse uno sbaglio. Stavi mentendo, ingannando gli altri e mettendoti in mostra. Tutto questo non poteva aiutare, sorella Chu. I fatti sono sotto i tuoi occhi. Per quale motivo continui a difenderti? Non va bene parlare in quel modo. Pronto. Wenxu,
Sì? Quello di cui abbiamo parlato ha funzionato. Che bella notizia! Quanti ce ne sono? Arrivo subito. Va bene. In base alle informazioni recenti, il numero che finisce con 987 è sospetto. Forse è un membro della Chiesa di Dio Onnipotente. Continuate ad ascoltare. Se ricompare questo numero, puntate al bersaglio. Sì, sì, signore. Sembrava la voce di sorella Song. Sì, sì, era lei. Dice che vari fedeli vogliono esaminare la vera via. Serve qualcuno per testimoniare la manifestazione dell'opera di Dio. Secondo te, chi dovremmo mandare? Che ne pensi di sorella Chong? Va bene, vado subito a dirglielo. Ehi, sorella Liu, perché parli al telefono del credere in Dio? Il PCC controlla i telefoni e ha arrestato innumerevoli fedeli, non lo sai? Non sai che guaio potresti causare alla Chiesa e ai fratelli e alle sorelle? È stato solo un momento di pigrizia, l'ho fatto per comodità. Non succederà più. Te l'ho già ricordato l'altra volta. Se continui così, succederà qualcosa. Ho telefonato solo una volta per non causare ritardi. Questa è una situazione particolare. Tu... Va bene, questo comunque non è il luogo adatto per parlare. Vado a trovare sorella Chong. Negli ultimi giorni, in tutti i luoghi visitati, i fratelli e le sorelle erano in buona situazione e i capigruppo sono molto responsabili. Sì, ringraziato Dio. Come sta andando il luogo d'incontro gestito da Li Qin? Sono andata ieri alla riunione e ho scoperto alcune cose. Intendevo parlartene. Ehi, è Fan Chen! Vi ho riconosciute appena vi ho viste da lontano. Che strano vederti qui. Salite! Va bene. Fratello Fan. Da quando Li Qin gestisce le vostre riunioni, com'è la vita della vostra chiesa? Beh, ultimamente la vita della nostra chiesa è anomala. Eh? Li Qin tiene conferenze, ma non condivisioni sulla verità alla luce dei problemi. Invece non fa altro che parlare di dottrine e lettere. A volte le poniamo le domande due volte, e lei si spazientisce. Dice che siamo di scarsa levatura. Tutti si sentono limitati da lei. E nessuno osa porre domande. E poi, sorella Cho e suo marito non vogliono più venire alle riunioni. Ieri sorella Chen ha tenuto una condivisione con Li Qin, ma lei non sembrava volerla accettare. Giusto. Ho tenuto una condivisione con lei, ma continuava a discutere con me. Ha detto che... Sai che è stata destituita e non ha mai riflettuto né capito il motivo. Allora perché l'hai nominata capogruppo? Temevo di offendere qualcuno e non mi sono attenuta ai principi. In quel momento, sorella Liu mi ha detto che l'aveva già deciso. Non volevo metterla in imbarazzo e ho accettato. Ora vengono fuori questi problemi. È tutto perché non ho agito secondo i principi. Sorella Yan, siamo tutte e due capi e diaconi della Chiesa. Se non facciamo le cose secondo i principi, è terribile per l'ingresso nella vita dei nostri fratelli e sorelle. Sì. Talvolta quando faccio qualcosa anch'io agisco in base alle mie sensazioni e temo di creare imbarazzo. Proprio come ieri alla riunione, quando Li Qin parlava di dottrine e lettere. Volevo interromperla, ma temevo di urtare i suoi sentimenti. Ma non dire niente mi faceva sentire in colpa. La casa di Dio ci chiede di parlare della nostra esperienza e comprensione della parola di Dio, non di dottrine e lettere. Ma pur conoscendo questo principio non l'ho interrotta. Ho agito in base alle sensazioni e ho protetto il nostro rapporto, anziché valutare se le riunioni fossero efficaci per i fratelli e le sorelle. Sono stata troppo egoista. L'ho interrotta solo quando ci ho riflettuto. Sorella Yan. La questione di Li Qin è un avvertimento per noi. Sì. Se non ci atteniamo ai principi e ci lasciamo guidare dalla filosofia satanica, danneggeremo l'attività della Chiesa e la vita dei nostri fratelli e sorelle.
Come possiamo compiere il nostro dovere in una maniera che sia soddisfacente per Dio e giusta per fratelli e sorelle? Tutti hanno detto che sarebbero stati rispettosi del fardello di Dio e avrebbero difeso la testimonianza della Chiesa. Chi realmente è stato rispettoso del fardello di Dio? Domandati, sei uno che ha mostrato rispetto per il fardello di Dio? Sai praticare la giustizia per Dio? Alzarti e parlare per me? Sai mettere fermamente in pratica la verità? Sei abbastanza coraggioso da combattere contro tutti gli atti di Satana? Saresti capace di mettere da parte le tue emozioni e smascherare Satana a beneficio della mia verità? Sai consentire che la mia volontà sia attuata in te? Hai offerto il tuo cuore per quando giunge il momento cruciale? Sei uno che esegue la mia volontà? Egli è superficiale nelle azioni, non curante e distaccato riguardo alle cose che non rivestono interesse personale. Non considera gli interessi della casa di Dio e non mostra rispetto per le intenzioni di Dio. Non si assume mai il fardello di testimoniare Dio o svolgere il suo dovere. E non ha alcun senso di responsabilità. Vi sono perfino altre persone che vedono un problema e rimangono in silenzio. Vedono che altri interrompono e disturbano e non fanno nulla per fermarli. Non considerano minimamente gli interessi della casa di Dio, né considerano il proprio dovere o la propria responsabilità a cui sono tenuti. Parlano, agiscono, si espongono, si sforzano, consumano energie solo per la propria vanità, il prestigio, la posizione, gli interessi e la reputazione. Care sorella Chan e sorella Lin, scrivo per segnalare un problema riguardo a Liu Wenshu. Stando in contatto con lei, ho scoperto che spesso dice menzogne e inganna gli altri. Agisce in maniera scaltra e subdola e spesso mette nella sua attività intenzioni. Vi prego di indagare e di verificare la situazione di Liu Wenshu il più presto possibile per evitare danni più gravi all'attività della Chiesa. Va bene, d'accordo. Allora ricordati di avvertirli. Sì, ci andiamo insieme. Va bene. Sì, va bene. Allora ci vado con Li Jin. Va bene, ottimo. Parleremo di persona, dei dettagli. Sì, va bene. Capo Chu, bersaglio individuato. Bene, non lasciatevela sfuggire. Questa deve essere un pesce grosso. Come minimo un capo della Chiesa. Prendete con voi altri agenti per sorvegliarlo. Sorvegliate ogni incrocio. Al momento giusto, li prenderemo tutti insieme. Sì, signore! Con le indagini abbiamo scoperto che Liu Wenshu usa dire menzogne e ingannare. Non accetta la verità ed è scaltra e subdola. È vero. Una persona così non può svolgere attività pratica. È un falso capo e deve essere destituita. Infatti, deve essere destituita. Già. Il fatto che i nostri fratelli e sorelle l'abbiano smascherata dimostra che stiamo acquistando discernimento nella comprensione della verità e che ci stiamo destando. Sì. Già. Non possiamo farci limitare da prestigio e potere. Serve il coraggio di mettere in pratica la verità, di proteggere l'attività della casa di Dio. Questo atto conforta il suo cuore. Proprio così. Se avete imparato qualcosa da questa vicenda, parlatene. D'accordo, d'accordo. Bene. Allora vorrei cominciare io. Va bene. In questo mondo gli infidi e i malvagi hanno successo, mentre i sinceri sono oppressi ed esclusi. Nella casa di Dio
governano Cristo e la verità. Giusto. Sì, giusto. E solo chi è sincero e ama la verità può avere successo e restare saldo. Mentre gli infidi e i malvagi saranno tutti rivelati ed eliminati. Sì, è proprio vero. È giustissimo. È vero. Non capiamo la verità, non abbiamo discernimento e abbiamo scelto un capo infido. Ma Dio serve e rivela tutte le cose. Per quanti trucchi lei abbia adottato anche alle nostre spalle, Dio alla fine ha rivelato tutto. Ciò dimostra che Dio gradisce le persone sincere e detesta e disprezza quelle infide. Sì, ha ringraziato sì, Dio. Come dice Dio Onnipotente, il mio regno necessita di persone oneste, non ipocrite e non false. Quelle sincere e oneste non sono impopolari nel mondo? Io sono l'esatto contrario. È accettabile che gli uomini onesti vengano a me. Questo tipo di persone mi allietano e ne ho anche bisogno. È proprio questa la mia giustizia. È proprio la verità. Dio è santo ed è giusto. E nulla che sia tenebroso, malvagio o satanico può rimanere nella casa di Dio. Proprio così. Adesso finalmente capisco. In qualunque situazione è giusto cercare di essere una persona sincera. Certo. Solo le persone sincere sanno mettere in pratica la verità, obbedire a Dio e guadagnare approvazione e benedizioni da parte sua. Sì, giustissimo. Davanti a Dio dobbiamo essere persone sincere e compiere il nostro dovere con obbedienza. Non dobbiamo essere infidi. Sì. O prima o poi saremo rivelati ed eliminati da Dio. Sì. È fondamentale essere una persona sincera. Sì. Esatto. Dobbiamo muoverci in una direzione positiva. Sì, ringraziato Dio. Ascoltando la tua condivisione, mi sento in colpa. La verità è che sapevo che sorella Liu era infida e inadatta come capo della Chiesa. Ma mi preoccupavo della mia rispettabilità e volevo proteggere il mio rapporto con lei. Così non l'ho segnalata. E ho causato danni alla vita di fratelli e sorelle. Ora capisco che nel cuore non avevo posto per Dio, né avevo giustizia. Non ho tutelato gli interessi della casa di Dio. Facevo un doppio gioco e ingannavo Dio. Vivevo in base alla filosofia satanica, cercando di essere buona, ma ero infida. Ho tradito ciò che Dio mi ha affidato. Non sono un buon capo della Chiesa. Chiedo scusa, fratelli e sorelle. Bussano alla porta. Sì, chi sei? Fate succede? Presto, aspetta, io vado ad mettetevi aprire. A questo. È successa una brutta cosa. Che cosa? Ieri, durante una riunione tenuta da sorella Liu, sono arrivati i poliziotti e hanno arrestato le persone che erano lì. Cosa? No. È incredibile. Ecco. Guardate. Sono andati anche a casa di sorella Liu. Hanno preso i libri della parola di Dio e più di 10.000 yuan. Perché è successo? Questi poliziotti del PCC non sono altro che banditi e rapinatori. Sono tremendi. Proprio così. L'ha scritto il marito di sorella Liu. Dice che è successo perché tenevano sotto controllo il telefono di sorella Liu. Cosa? Il PCC lo fa sempre, lo sappiamo bene. Come ha potuto usare il telefono? Giusto. Perché mai ha usato il telefono? Dobbiamo scoprire chi ha chiamato situazione. Il più presto possibile. Sì, e dire loro di nascondersi. Sì. Fratello Wan, occupati tu della cosa. Sì, va bene. Anch'io sono responsabile, se sono stati arrestati. Un mese fa ho ricordato a sorella Liu di non parlare al telefono della fede in Dio. Non mi ha dato retta. E io non gliel'ho più ricordato. Se non gliel'hai impedito, perché non l'hai segnalata? Se l'avessi segnalata, avremmo potuto sorvegliarla e impedirglielo. Non avrebbe agito di sua iniziativa. Giusto. E i nostri fratelli e sorelle non sarebbero stati arrestati. Sorella Yan, sapevi che sorella Liu era infida e non adatta a essere un capo e non l'hai detto. Ma tu hai dei principi. Le sue telefonate erano pericolose e non l'hai segnalato. Non hai alcun senso di responsabilità. Sorella Yan, dobbiamo salvaguardare gli interessi della casa di Dio. Siamo responsabili dei nostri fratelli già, e sorelle. Già. Io proteggevo me stessa. Temevo di offenderla. E se l'avessi costretta a non fare telefonate, l'attività della Chiesa avrebbe subito ritardi. Non volevo questa responsabilità. Che cosa posso dirti? Temevi di offenderle e di assumerti delle responsabilità, ma hai trascurato la casa di Dio. Sai come si agisce secondo i principi. Sei davvero una che crede in Dio.
Se avessi smascherato Yu Wenxiu dopo le elezioni, la Chiesa poteva destituirla e questo non sarebbe successo. È successo perché hai cercato di accontentare tutti e non ti sei attenuta ai principi della verità. Questa è una lezione per tutti. Ora la cosa più urgente è proteggere i nostri fratelli e sorelle. Dividiamoci e d'accordo. Io avverto i gruppi nella parte est della città. Torni solo adesso. Sì. Oggi pomeriggio dei poliziotti sono stati a casa tua. Che è successo? Grazie. Eccola là! Fermati! Ehi! Fermati! Ehi, fermati! Vai, fare! Fermati! Forza, correte! Ma scappi! È inutile che scappi! Fermo, fermo! Dobbiamo prenderla! Ferma! Forza! Veloci, veloci! Non scappare! Togliti il mezzo! Guixin! Maledizione, dov'è? Almeno adesso sei al sicuro. Perché non ti nascondi per un po' a casa di mia zia? Sorella Yan. Sì. Ti ho preparato da mangiare. Ecco, mangia finché è caldo. Ti riscalderà un po'. Va bene. Qui sei al sicuro, perciò rimani pure qui per il momento. Se hai bisogno di qualcosa, dimmelo e te lo procuro io. In quello che ti è successo oggi ci sono le buone intenzioni di Dio. Preghiamo insieme per scoprire quali siano. Sì. Adesso mangia. Ho lasciato l'acqua a bollire e devo andare a controllare. Va bene? Va bene. Sorella Yan, sapevi che sorella Liu era infida e non adatta a essere un capo e non l'hai detto. Ma tu hai dei principi. Le sue telefonate erano pericolose e non l'hai segnalato. Non hai alcun senso di responsabilità. Temevi di offenderla e di assumerti delle responsabilità, ma hai trascurato la casa di Dio. Sai come si agisce secondo i principi. Sei davvero una che crede in Dio. L'indole corrotta ti vincola, ti limita e ti domina in ogni momento. Crea ostacoli e difficoltà quando metti in pratica la verità e sei al servizio di Dio. Per questo la vita sembra così faticosa. Le persone sembrano libere, ma la verità è che sono saldamente vincolate dall'indole satanica corrotta. Senza alcuna libertà di scelta, è difficile per loro compiere anche un solo passo, vivere la propria vita. Di frequente è arduo per loro dire la verità o fare qualcosa di concreto. Ed è ancora più arduo svolgere bene il proprio dovere. Risultano molto ardui anche esercitare discernimento riguardo a persone e cose ed essere fedeli.
Talvolta vogliono smascherare una persona cattiva o malvagia, ma non la vedono in maniera del tutto precisa. Percepiscono che qualcosa non va riguardo ai falsi capi e agli anticristo, ma non riescono a esprimerlo. Frequentando gli altri, aprire il proprio cuore con loro è ancora più arduo. Mettere in pratica la verità e testimoniare Dio presentano vari livelli di difficoltà. Sono troppo ardui. Persone del genere non vivono forse entro la gabbia dell'indole corrotta di Satana? Molti credono forse che essere una persona buona sia in realtà facile. Significhi soltanto parlare di meno e fare di più, avere un buon cuore e non avere cattive intenzioni. Che questo ti garantisca la prosperità ovunque tu vada, che piacerai agli altri e che essere una persona del genere sia sufficiente. Non vogliono nemmeno ricercare la verità, ma si accontentano di essere persone buone. Pensano che ricercare la verità ed essere al servizio di Dio siano cose troppo complicate, che richiedono la comprensione di molte verità. E chi può riuscirci? Vogliono soltanto prendere la strada più facile, essere persone buone e svolgere un po' del loro dovere, e andrà bene così. È sostenibile. È davvero così facile essere persone buone? Nel mondo, moltissime persone buone parlano in maniera assai altezzosa e anche se esteriormente sembrano non aver commesso granché di male, nel cuore sono ingannevoli e infide. Sono particolarmente abili nel vedere da che parte soffia il vento e nelle loro parole sono melliflue e mondane. A mio parere sono false persone buone. Sono persone insincere, ipocrite. Tutti coloro che perseguono il giusto mezzo sono i più sinistri. Non offendono nessuno. Cercano di compiacere gli altri. Si adeguano alle cose e nessuno riesce a scorgerne la vera natura. Ecco un Satana vivente. Dio, sono una che cerca di compiacere gli altri. Una falsa persona buona, non sono adatta a vivere davanti a te. È perché non ho messo in pratica la verità che tanti nostri fratelli e sorelle sono stati arrestati. Quando penso a queste cose, provo tormento e senso di colpa. Mi odio per essere stata egoista e infida, poiché temevo di offendere gli altri e volevo che mi definissero buona. Ho messo in pericolo l'attività della casa di Dio. Sì. Sì. Ho indotto Dio a disprezzarmi e detestarmi. Adesso finalmente capisco che non sono una persona buona. Vivevo secondo la filosofia satanica. Conoscevo la verità e non la praticavo. Soddisfacevo gli altri perché volevo piacere. Sì, sì. Sì. Senza il giudizio e il castigo di Dio e senza la rivelazione, tramite la prova e l'affinamento, non avrei compreso la mia corruzione nel compiacere gli altri. Adesso voglio liberarmi di questa indole corrotta. Ma non so come devo capire e praticare. Sorelle, terreste una condivisione con me? Sì, già l'argomento è quello che ci serve. Sorella Ian, va bene che tu abbia capito questa esperienza. È utile per tutti noi. Sì, sì, sì. È così. In passato, io ero proprio come te. Sotto molti aspetti, vivevo secondo filosofie sataniche. Pensavo che, non peccando e non commettendo il male, stessi mettendo in pratica la verità. E mi consideravo una persona buona. Poi ho fatto esperienza del giudizio e del castigo nella parola di Dio. Ho sperimentato insuccessi e battute d'arresto che mi hanno rivelata. Alla fine ho capito di non possedere realtà della verità. Sembravo non peccare né commettere il male,
In realtà non vivevo secondo la verità, ma secondo la filosofia satanica. Non era altro che ipocrisia. Sì, sì, è verissimo. I più non hanno discernimento e considerano persone buone degli ipocriti come lo ero io. Ma Dio osserva tutte le cose. Ha espresso la verità e ha spiegato come Satana corrompa le persone. E ha rivelato essenza e realtà della corruzione da parte di Satana. Giusto. Sì, sì, sì. Dio lo ha fatto perché noi riflettessimo sulla nostra indole corrotta e capissimo a fondo la nostra natura ed essenza. Così comprendiamo la verità di come siamo stati corrotti da Satana. E se gli esseri umani possiedano l'umanità normale, se abbiano le sembianze di uomo o diavolo, se abbiano bisogno del giudizio e della purificazione da parte di Dio. Solo conseguendo questo livello di comprensione mediante la parola di Dio possiamo giungere veramente a detestare e maledire noi stessi. Sì. O accettare e mettere in pratica la verità sfuggendo all'indole satanica. Giusto. Sì, proprio giusto. Sì. Giusto. Giusto. Sì, è vero. Sì. Allora leggiamo dei brani della parola di Dio. Sì, va bene. Dio Onnipotente dice: l'indole corrotta dell'uomo deriva dal fatto che Satana lo ha avvelenato e calpestato, dai danni ingenti che Satana ha inflitto al suo pensiero, moralità, comprensione e ragione. E appunto perché queste realtà fondamentali dell'uomo sono state corrotte da Satana e sono totalmente diverse da come Dio le aveva create in origine, che l'uomo si oppone a Dio e non comprende la verità. Satana corrompe gli individui attraverso l'istruzione e l'influenza dei governi nazionali e dei personaggi grandi e famosi. Le loro assurdità sono diventate la vita e la natura dell'uomo. Ognuno per sé e che gli altri si arrangino è un rinomato detto satanico che è stato instillato in ogni uomo ed è diventato la vita umana. Ci sono altre parole di filosofia di vita che sono simili. Satana educa le persone attraverso la bella cultura tradizionale di ciascuna nazione e induce il genere umano a cadere e essere inghiottito da un abisso di distruzione, sempre più grande. E alla fine le persone vengono distrutte da Dio perché gli oppongono resistenza e servono Satana. Ci sono ancora molti veleni satanici nell'esistenza delle persone, nel loro gestire le cose, nella loro condotta a interazione con gli altri, a indicare che esse sono praticamente prive di verità. Per esempio, le loro filosofie di vita, i loro modi di fare le cose e le loro massime sono colmi dei veleni del Gran Dragone Rosso e provengono tutti da Satana. L'uomo è stato corrotto troppo in profondità da Satana. Il veleno del demonio scorre nel sangue di ciascuno. E la natura dell'uomo è visibilmente corrotta, malvagia e reazionaria, colma e immersa nelle filosofie di Satana. È in tutto e per tutto una natura ribelle verso Dio. Perché le persone si dedicano a simili inganni per conseguire i loro scopi e raggiungere gli obiettivi che desiderano? E così adottano certi metodi. Il che dimostra che non sono onesti e non sono sinceri. In simili occasioni si rivela la natura insidiosa e scaltra delle persone, oppure la loro malignità e la loro ignobiltà. Con queste cose si percepisce che è particolarmente difficile essere sinceri. Senza di esse penseresti che essere sinceri è facile. E i maggiori ostacoli all'essere sinceri sono la natura insidiosa delle persone, la loro falsità, la loro malignità e le loro motivazioni ignobili. Che cos'è l'indole corrotta? È l'indole di Satana. Se le persone vivono secondo la loro indole corrotta, sono dei Satana viventi. Rigirano sempre le cose, non parlano mai direttamente. Tutti voi avete avuto questo problema. I più fra voi preferirebbero offendere e ingannare Dio per proteggere i rapporti con gli altri, proteggere il proprio prestigio e la reputazione nei confronti degli altri. Questo significa forse amare la verità? Tu credi in Dio e ti presenti davanti a Dio, ma continui a vivere nello stesso modo di prima.
La tua fede in Dio è forse significativa e preziosa? Se gli scopi e i principi della tua vita e il modo in cui vivi non sono cambiati, tutto ciò che hai in più rispetto ai miscredenti è il tuo riconoscimento di Dio. E se esteriormente sembri seguire Dio, ma la tua indole della vita non è affatto cambiata, alla fine non sarai salvato. Non è forse una fede vacua? Una gioia vacua? È vero. Sì, è così. Sì, è vero. È proprio così. Nella parola di Dio sono rivelati tutti gli aspetti turpi della corruzione dell'umanità da parte di Satana. Senza la parola di Dio non capiremmo a fondo tali questioni. Sì, è giusto. È vero. Perché le persone sono arroganti e presuntuose? Perché sono contorte e infide, egoiste e spregevoli, malvagie e avide e pronte a complottare? Perché l'umanità detesta la verità? Perché non le interessa? Quando crediamo in Dio e capiamo una parte della verità, perché non sappiamo mettere in pratica la verità e attenerci ai principi? Molti preferirebbero soddisfare gli altri e tutelare i propri rapporti anziché essere persone sincere e rette, perché sono terrorizzati dall'offendere gli altri e dal mettere in pericolo la propria sopravvivenza. È proprio così. Sì, è giustissimo. È così. Questo perché Satana ha corrotto profondamente l'umanità. E le persone non sono più né uomini né diavoli, ma esseri satanici. Da migliaia di anni, quei re dei diavoli diffondono teorie e detti assurdi per ingannare gli uomini. Usano cultura tradizionale e cortesia feudale. Filosofie come il confucianesimo, il taoismo, per avvelenare e corrompere le persone. E inculcare in esse ogni sorta di logica, teorie e pensieri satanici. Ha ragione. Cose come... Non c'è nessun salvatore nel mondo. Ognun per sé e gli altri che si arrangino. Sì. Chi lavora con la mente governa, chi lavora col corpo è governato. Essere uno studioso vuol dire essere in alto nella società. E anche... È bene sapere dove tira il vento. L'armonia è tesoro, la pazienza virtù. Anche se vedi un torto è meglio dire poco. Sta zitto per proteggerti e sfuggi alle accuse. Sì. Chi offre doni ai funzionari non subisce danni. E chi non adula non ottiene niente. Giusto. E anche meno seccature ci sono, meglio è. E il compromesso renderà molto più facile risolvere un conflitto. È giusto. E anche ottieni il favore con parole accondiscendenti. Essere schietti infastidisce gli altri. Proprio così. Queste filosofie e tossine sataniche hanno ingannato e avvelenato una generazione dopo l'altra. Sì, è vero. Sì. Sono radicate nel cuore degli esseri umani. È proprio vero. Sì, è proprio vero. Da migliaia di anni l'umanità vive secondo queste filosofie e questi principi satanici, diventando sempre più arrogante, ipocrita, infida, falsa e subdola, confondendo bene e male, ragione e torto. Il che ci rende senza principi e senza il giusto atteggiamento. E ci fa vivere con scarse sembianze umane. Sì. Esattamente. Queste sono le conseguenze del modo in cui i principi satanici corrompono le persone. Giusto. Prima credevamo che queste filosofie sataniche fossero detti alla base della vita. Mm. Ma Dio ha rivelato queste cose e noi possiamo capire. Ringraziato Dio. Queste filosofie sataniche avvelenano le persone. Giusto. Nella nostra società ci si attiene alla mediocrità e si cerca di compiacere tutti. Le persone non fermano gli atti dei malfattori. Non proteggono le persone buone che soffrono. Vedono i re dei diavoli al potere e il male dilagante e a malapena ci fanno caso, pensando solo a tutelare se stessi. Sì. E anche quando gli vengono confiscate le terre, demolite le case o vengono licenziate, si adeguano, tengono a freno le proteste e non osano opporsi alla tirannia. È proprio la verità. I diritti umani sono calpestati, la libertà è negata, la fede religiosa è crudelmente repressa. Da tanto i cristiani delle chiese domestiche affrontano arresti e persecuzioni dilaganti. Tanti lo vedono, ma quanti osano smascherare gli atti malvagi di questi re dei diavoli o pronunciarsi in difesa della verità e della giustizia? Esatto. In tanti seguono la corrente e vanno dove li conduce la vita. Si arrendono alle forze malvagie di Satana per compiacere gli altri. Questo aiuta le forze del male a diventare più arroganti. Sì. Perché il nostro mondo si fa sempre più tenebroso e malvagio? Perché le cose negative vengono promosse e le cose positive represse? Perché le persone buone vengono maltrattate e i malfattori si scatenano? Dov'è la radice di tutti questi problemi? Vale sicuramente la pena di riflettere. Sì, è importante. Nella nostra società ci sono fin troppe persone che vogliono compiacere gli altri. Se tutti fossero più retti, il mondo non sarebbe così tenebroso e malvagio. Esatto. È proprio la verità. Chi vuole compiacere gli altri mette in pratica filosofie e principi satanici.
e tutela i propri interessi in ogni parola e gesto. Persone così credono in Dio, ma non sono sincere, non praticano la verità. Sì, esatto. Possono sembrare appassionate, compiere il loro dovere e fare rinunce. Ma se qualcosa mette in pericolo l'attività della Chiesa o il popolo eletto di Dio, e gli viene richiesto di attenersi ai principi, temono di offendere e di assumersi responsabilità. Così si ritirano, trascinando un'esistenza ignobile, e abbandonano i principi della verità. Chi compiace gli altri non si preoccupa se vede qualcuno che intralcia l'attività della Chiesa. Quando vede i malvagi formare cricche, creare scissioni nella Chiesa e intralciarne la vita, chiude gli occhi e le orecchie. Quando persone così vedono falsi pastori e anticristi diffondere falsità per ingannare, limitare e opprimere il popolo eletto di Dio, non osano smascherarli. È vero. Sì. Anche se altri li smascherano, queste persone continuano a proteggere i malfattori per paura di offenderli. Giusto. Verissimo. È la verità. Coloro che compiacciono gli altri proteggono solo se stessi. Non hanno volontà né coraggio di opporsi alle forze del male e volgersi alla giustizia. Sì. Anche se capiscono parte della verità, non la mettono in pratica né fanno rinunce. E non sanno fare un passo avanti per tutelare l'attività della Chiesa o i loro fratelli e sorelle. Ha ragione, così. Non sono forse persone egoiste, motivate da interesse personale, subdole e infide? Sì, sì, certo. Sì. Non sono forse schiavi di Satana sotto il suo dominio? Proprio esattamente. Così. Proprio così. Queste persone esteriormente sembrano buone, ma dentro lo sono realmente. No, no. Non lo sono. Allora che cosa manca a queste persone? Il senso di giustizia. Sì. Sì, e la coscienza. Sono d'accordo. Giusto. Senza coscienza e senso di giustizia è possibile essere buoni? No. No, certo. Dio ha espresso la verità e cominciato l'opera di giudizio per purificare l'indole corrotta dell'uomo, per aiutarci a sfuggire all'influenza di Satana. Se noi credenti non ricerchiamo la verità e non accettiamo il giudizio e il castigo nella parola di Dio, potremo mai ottenere da Dio la salvezza? No. Abbiamo assoluto bisogno dell'opera di giudizio di Dio. Dopo aver ascoltato la tua condivisione, provo una grande vergogna. Sono una che cerca di compiacere gli altri. In passato ero sempre cauta nelle mie parole e azioni, perché temevo di offendere gli altri. Cercavo di piacere agli altri e di tutelare i rapporti. Nel mio cuore non ho mai valutato come essere una persona sincera e mettere in pratica la verità. Non ero altro che una schiava di Satana. Non avevo rettitudine né coraggio. Non potevo essere definita umana. Dopo aver ascoltato la parola di Dio e la vostra condivisione, ho il cuore addolorato. Sento che l'indole giusta di Dio non può essere offesa. Già. Dio non ama chi compiace gli altri. La natura di queste persone è subdola e infida. Esteriormente sono oneste e interiormente spregevoli. È così. Se non mi pento e non cerco di essere una persona sincera e retta, so che alla fine sarò punita e maledetta da Dio. Sì, sì, ringraziato Dio. Questo genere di giudizio e castigo è meraviglioso. Può purificare e salvare le persone. Parlare con voi così è stato utile anche per me. Ho sempre pensato... La signora Cho è qui? Chi è? Sono io! Oh. È arrivata la direttrice Ma! Mettetevi tutto. Oh, direttrice Ma. Lei è a casa. Direttrice Ma, che cosa succede? So che a casa sua oggi sono arrivati diversi estranei. Che ci fanno qui? Oh, cercavano una casa in affitto, ma non gli è piaciuta e se ne sono andati. Che cosa c'è che non va? E che cos'è che... Glielo spiego. Ogni comunità e ogni villaggio sono alla ricerca di credenti in Dio. Stia in guardia. Soprattutto contro gli estranei. Se scopre dei credenti in Dio, li denunci subito. Capisco. Signora Cho, oggi fa freddo fuori. Perché non fa il bucato dentro? Ah, mio figlio fa il turno di notte, perciò dorme. E sto qui perché non voglio svegliarlo. Ehi! Insomma, mamma, che chiasso! Che stai facendo qua fuori? Oh, ma c'è la direttrice Ma. Sì, anche lei è a casa. Eh sì.
Oh, si è fatto tardi. Vado a prendere mio nipote. Direttrice, ma posso ancora esservi utile? Oh no, abbiamo finito. Vada pure. Allora, mi raccomando. Va bene. Grazie. Arrivederci. Stia bene. Grazie. Se trova dei credenti in Dio, veda di denunciarli. C'è una ricompensa di 1000 yuan per ogni persona denunciata. Ho capito. Arrivederci, signora Cho. Fratelli, sorelle, potete uscire. Se ne sono andati. Che è successo? Era la direttrice della comunità, la signora Ma. Ha sentito che c'erano degli estranei ed è venuta a controllare. Sì. Secondo me ci stanno sorvegliando. Concludiamo qui per oggi. Va bene. Fratelli e sorelle, andiamo. Possiamo riunirci un altro giorno. La nostra casa è relativamente sicura. I nostri vicini lavorano fuori dal villaggio. Vicino, noi credenti dobbiamo stare sempre attenti. Panja! Sì? Porta dentro della legna. Oh, va bene. Sì, ringraziato Dio. Finalmente capisco un po' me stessa. Qual è per te l'aspetto più difficile del praticare? Talvolta vedo fratelli e sorelle che smascherano la corruzione e voglio ricordarglielo, ma non vorrei scontentarli. Se urto i loro sentimenti, non andremo d'accordo. Penso ed esito, e alla fine tengo a freno le mie parole. Perché è così difficile mettere in pratica la verità? Perché siamo stati corrotti troppo profondamente da Satana. La nostra natura è disonesta, infida ed egoista. Tuteliamo i nostri interessi ed è difficile mettere in pratica la verità. Sì, sì. È vero. Come durante la riunione quel giorno, quando ho visto Li Qin parlare all'infinito di dottrine. Parlava senza neanche una pausa, non facendo altro che mettersi in mostra. A parte il fatto che mi sentivo infastidito. Pensavo, che risultato può avere una riunione del genere? Volevo interromperla e far notare dei problemi, ma temevo di metterla in imbarazzo e di offenderla. Stavo quasi per parlare, ma mi sono trattenuto. Coloro che compiacciono gli altri sono solo confusi, senza alcun senso di giustizia. Sì, queste persone danneggiano se stesse e gli altri. Che la Chiesa abbia vissuto questo terribile episodio deve essere una lezione per noi. È vero, sì. Dimmi, se noi credenti non sfuggiamo all'indole corrotta, come possiamo ottenere la salvezza? Giusto. Sì. Abbiamo questa indole corrotta e se vogliamo la salvezza, dobbiamo subire il giudizio e il castigo di Dio e sperimentare battute d'arresto e insuccessi. Sì. O non riusciremo a capire la nostra corruzione e le nostre carenze. Non sfuggiremo alla nostra indole corrotta e non otterremo la salvezza. Sì, già, proprio così. Ho vissuto spesso secondo filosofie e principi satanici. Nei rapporti interpersonali evitavo i conflitti per preservare la pace. Anche quando vedevo gli altri parlare e agire in maniere che trasgredivano la verità, chiudevo gli occhi e cercavo di tutelare il nostro rapporto. Ricordo quando ero diacono e nutrivo gli altri in una chiesa. E ho scoperto l'indole arrogante del capo della chiesa. Parlava solo di lettere e dottrine per mettersi in mostra e testimoniare se stessa ed escludeva e attaccava chiunque avesse da ridire su questo. Molti di quei fratelli e sorelle hanno sofferto limitazioni per causa sua. All'epoca volevo segnalarla, ma temevo che mi rendesse la vita difficile. Perciò non l'ho segnalata. Dopodiché il suo comportamento ha fatto infuriare gli altri e insieme noi l'abbiamo segnalata, smascherata e fatta destituire. Soltanto allora mi sono sentita sicura e in pace. In seguito ho riflettuto sul mio comportamento. Per quale motivo non l'ho segnalata prima? Se l'avessi fatto non avrebbe provocato tanta malvagità nella chiesa e nemmeno avrebbe danneggiato i nostri fratelli e sorelle. Già. Era la mia indole satanica egoista ed infida a bloccarmi e a limitarmi. Per tutelare la mia reputazione e il mio prestigio, guardavo un falso capo danneggiare il popolo eletto di Dio senza smascherarla. Non stavo forse proteggendo un falso capo rendendomi complice di Satana? È stata una violazione della verità, una ribellione contro Dio, un'offesa contro l'indole di Dio. È proprio vero. Pensavo a come Dio mi avesse colmata di grazia, dato l'occasione di svolgere il mio dovere. Ma non avevo rispettato la sua volontà, né protetto l'attività della Chiesa. Invece avevo permesso che un falso capo danneggiasse il popolo eletto e non osavo offendere quel falso capo.
Vedevo come ero egoista, spregevole, subdola e meschina. Una persona malvagia che ripagava la gentilezza col tradimento. Ho davvero indotto Dio a detestarmi e disprezzarmi. Quando ho capito queste cose, ho provato odio e rimorso per me stessa. Mi sono inginocchiata per confessare i miei peccati e pentirmi. E ho deciso che, da allora, avrei ricercato la verità, sarei sfuggita alla mia indole corrotta e sarei rinata. Sì, ringraziato Dio. Sì. Poi ho letto questo brano della parola di Dio. Dovete sapere che Dio vuole l'uomo sincero. Lui possiede l'essenza della lealtà, perciò ci si può sempre fidare della sua parola. Inoltre, le sue azioni sono irreprensibili e indiscutibili. Ecco perché Dio apprezza coloro che sono del tutto sinceri con Lui. Sincerità significa donare il vostro cuore a Dio. Mai imbrogliarlo, essere franchi con Lui in ogni cosa, senza mai nascondere la verità. Mai fare ciò che inganna i superiori e illude i subordinati. E mai fare ciò che serve soltanto a ingraziarsi Dio. In breve, essere sinceri vuol dire astenersi dall'impurità delle vostre azioni e parole e non ingannare né Dio né gli uomini. Sì, ringraziato Dio. Sorella Jan, leggi tu il prossimo brano. Deve esserci un criterio per la buona umanità. Non è intraprendere il cammino della moderazione, non attenersi ai principi, non contrariare nessuno, adulare tutti, essere mellifluo, untuoso e accorto e far sentire bene tutti. Non è questo il criterio. Allora qual è il criterio? Il criterio è avere un cuore sincero nei confronti di Dio, dell'uomo e degli eventi, assumersi responsabilità. E questo è evidente e visibile e percepibile a tutti. Inoltre Dio esamina il cuore di ognuno e conosce tutti uno per uno. Chi è gentile per natura è veramente una persona buona? Che genere di persona è veramente buona e possiede la verità agli occhi di Dio? In primo luogo, deve capire la volontà di Dio e capire la verità. In secondo luogo, deve essere in grado di mettere in pratica la verità fondandosi sulla propria comprensione della verità. Queste sono persone che amano la verità e mettono in pratica la verità. Queste sono persone buone agli occhi di Dio. È vero. Sì, è ringraziato Dio. Dopo aver letto la parola di Dio, ho capito. Dio ama le persone sincere. E solo le persone sincere sono persone buone. Sì, è vero. Le persone buone hanno coscienza e ragione. Sono sincere verso Dio. Sono rispettose della volontà di Dio e trattano equamente gli altri. Giusto. Le persone buone sono sincere e rette, sanno distinguere fra amore e odio e hanno un senso di giustizia. Sanno amare e accettare la verità e mettono in pratica la verità quando l'hanno capita. È vero. Solo persone del genere sono buone agli occhi di Dio. Sì. È vero. Ma io ritenevo buoni coloro che andavano d'accordo con gli altri senza offendere nessuno. Che davanti a un problema tutelavano i loro rapporti e non avevano alcun senso di giustizia. Erano persone infide che volevano compiacere gli altri, di quel genere che Dio detesta e disprezza. Grazie alla parola di Dio ho capito i criteri per vivere e che nella mia fede in Dio non devo affidarmi alle mie concezioni. Sì. Ha ragione. Ma devo essere sincera in base alla parola di Dio. Sì. Altrimenti crederei per tutta la vita invano e non otterrei mai l'approvazione di Dio. Sì. Già. Giusto. Capire la verità è davvero importante. Sì. Solo così possiamo avere discernimento, conoscere le nostre carenze e sapere che cosa ricercare. Sì. Ora ho capito i criteri per stabilire che cosa sia una persona buona. Beh. Una persona davvero buona è sincera e retta e ha un senso di giustizia. È vero. Il Signore Gesù disse: ma il vostro parlare sia sì sì, no no, poiché il di più viene dal maligno. Dio Onnipotente dice: nella Chiesa sarete saldi nella testimonianza che mi renderete. Onorerete la verità, quel che è giusto è giusto, quel che è sbagliato, e non confonderete il bianco e il nero. Entrerete in guerra con Satana e dovrete sconfiggerlo definitivamente affinché non si rialzi mai. Dovete sacrificare tutto per proteggere la mia testimonianza. Questo sarà lo scopo delle vostre azioni. Non dimenticatelo.
Il fatto che Dio chieda alle persone di essere oneste dimostra che odia davvero i disonesti, che non gli piacciono le persone disoneste. Non le vede di buon occhio, cioè ne disapprova le azioni, l'indole e persino le motivazioni. In altre parole, non ama il modo in cui fanno le cose. Perciò, se vogliamo compiacerlo, dobbiamo prima modificare le nostre azioni e il nostro modo di vivere. Ogni volta che fai qualcosa, devi esaminare se le tue motivazioni sono rette. Se sei capace di agire conformemente alle disposizioni di Dio, allora il tuo rapporto con Dio è normale, è il criterio minimo. Se esaminando le tue motivazioni dovesse emergere che sono sbagliate, ma sei in grado di volgere loro le spalle e agire conformemente alle parole di Dio, allora diventerai uno che è giusto dinanzi a Dio. E ciò sarà prova della normalità del tuo rapporto con Lui, nonché del fatto che tutto ciò che fai è per amore di Dio e non per te stesso. Ogni volta che fai o dici qualcosa, devi rettificare il tuo cuore, essere giusto e non lasciarti guidare dalle emozioni o agire secondo la tua volontà propria. Sono questi i principi di condotta dei credenti in Dio. Parole sante. Eh sì, ora è tutto più chiaro. Sì. La parola di Dio esprime chiaramente il cammino per diventare sinceri. Da qualche anno pratico la sincerità secondo la parola di Dio. Prego spesso e mi concentro sull'accettare l'osservazione di Dio. Quando succede qualcosa, ricerco la verità e agisco secondo la volontà di Dio. Specialmente in questioni relative ai principi della verità, individuo le azioni che rispettano tali principi, come avvantaggiare l'attività della Chiesa e l'ingresso nella vita dei miei fratelli e sorelle, e agisco di conseguenza. Quando ho cominciato a praticare, dentro di me facevo sempre fatica. Mi limitavano la vanità, l'orgoglio, la reputazione, il timore di offendere gli altri. Ma quando ho riflettuto sul fatto che in passato non mi ero attenuta ai principi della verità, cercando di fare il minimo indispensabile, e ho capito di aver danneggiato l'attività della Chiesa e i miei fratelli e sorelle, ho provato un profondo rimorso. Dovevo di meglio a Dio. Ricordando la parola di Dio. Ogni volta che fai o dici qualcosa, devi rettificare il tuo cuore. Essere giusto e non lasciarti guidare dalle emozioni o agire secondo la tua volontà propria. Sono questi i principi di condotta dei credenti in Dio. Sento che Dio è al mio fianco e sento che Egli osserva tutto quello che io faccio. Perciò non posso deluderlo di nuovo. In ogni caso, devo rinunciare alla carne e praticare secondo la parola di Dio. Sì, giusto. Certo, giusto. Non posso più compiacere gli altri. Vivere così è troppo egoistico e spregevole e mi rende indegna di essere definita umana. Sì. Sì. È vero. Quello che ho fatto è stato praticare. E nel giro di pochi anni, senza accorgermene, ho capito parte della verità e sono giunta a conoscere meglio la mia indole corrotta. Ora, quando succedono cose che smascherano questa indole corrotta, so discernere. Nel mio cuore mi detesto e mi disprezzo. Questo mi motiva a rinunciare alla carne. Non provo la schiavitù della vanità, dell'orgoglio o della reputazione. Sì. È un esempio per tutti. Sì, sì, sì. Inoltre parlo e agisco più sinceramente di prima. E sono sfuggita a gran parte della mia disonestà. Nel mio dovere sono più responsabile. E la mia attività è sempre più efficace. Sì, ha ringraziato Dio. Ho davvero sperimentato che la parola di Dio può cambiare e purificare le persone. Ah, sì. Se mettiamo in pratica la parola di Dio e cerchiamo di essere sinceri, possiamo capire la verità e col tempo potremo sfuggire alla nostra indole satanica, arrogante, egoista, spregevole e subdola. Sì. 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 Vivere le sembianze di un essere umano e guadagnare l'approvazione di Dio. Sì, ha ringraziato Dio. Sì, è il solo modo per liberarsi dalle avere queste condivisioni. Sì. 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 Certo. Questa condivisione ha chiarito ogni cosa. Ora ho un cammino per sfuggire all'indole corrotta di chi compiace gli altri. Sì. Se cerchiamo di essere sinceri, ricerchiamo la verità quando ci succede qualcosa, abbandoniamo le intenzioni errate e pratichiamo la verità, possiamo entrare nelle realtà della verità e vivere da persone sincere. Mm. Sì. Sì. Ora comprendo che credevo in Dio,
e svolgevo il mio dovere per entusiasmo. E che capendo le dottrine, pensavo di aver capito la verità. Sì. Quando succedeva qualcosa, non ricercavo la verità e non seguivo i principi. E raramente esaminavo le mie intenzioni e impurità nelle parole e negli atti. Perciò non avevo conoscenza della mia indole corrotta. Non avrei mai conseguito una trasformazione della mia indole della vita. Ma queste battute d'arresto significano che Dio mi rivela a me stessa. Ma ancora di più, che ha pietà di me e mi salva. L'opera di Dio è davvero meravigliosa. Ora, sono decisa a cercare di essere una persona sincera. Sono sicura che se metto in pratica la verità e ricerco i principi per agire, non sarò più una persona disonesta e infida che compiace gli altri. Sfuggirò alla mia indole satanica ipocrita per diventare sincera e retta. Ah, che cosa meravigliosa. Sia ringraziato Dio onnipotente. Sia ringraziato Dio. Sempre sia ringraziato. Ieri, quando sei andata a Li Jiaquan, i nostri fratelli e sorelle se la cavavano bene? Sì, molto bene. Ora vogliono compiere il loro dovere e le riunioni sono normali. Ricercano la verità e fanno esperienza della parola di Dio. Passare a un capogruppo che ricerca la verità produce bei risultati. Sia ringraziato Dio. Sì. Ultimamente, con te ad accompagnarmi nei miei compiti, abbiamo ricercato la verità. Agito secondo i principi e nel mio cuore provo calma e gioia. È davvero una benedizione di Dio. Sì, sia ringraziato Dio.